possiamo dire 40 anni fa, un po' prima, anche di più, non c'era niente, o c'era meno, ecco. E quindi noi con la nostra buona volontà facevamo animazione. Però questo amore ci è rimasto dentro. Allora, la Claudia insegna canto ai salesiani, la Monica e Massimo sono congiunti, sono insieme. Si possono anche baciare, potete dare un bacio. Eccola, Isabella, vero? Dopo che fumo fare l'abbraccio, perché io ricordo. Basta, basta. E sono animatori anche loro in parrocchia e con me hanno fondato, quando eravamo un po' più giovani, l'associazione Arenartis. Quindi oggi c'è Salesiani e Arenartis insieme. Allora, una volta se c'avevamo una confusione. Al primo sole si desta la città della Marina, e in un bel giorno risuona la dolce campana vicina, mentre sul mare d'argento va il pescatore contento, passa e si inchina alla sua Madonnina, dicendole piano così. Farli con il cuore a una persona che ci ha messo il cuore nel fare tutto questo, che è Lorenzo. Lorenzo, no, il contributo di Lorenzo è stato fondamentale, ma perché ci ha messo la passione, e la passione la vediamo nei fiori, nei colori, nei dettagli. E poi un momento. E poi un momento di ripartenza, quindi riaggancio a quello che diceva lei, un passo dopo l'altro. Un anno fa questo ente era devastato, perché un anno fa era devastato, e mi ricordo che alla fine, a giugno, quando siamo ritornati a una pseudo normalità, c'era uno slogan che girava nell'ente che diceva che saremmo ripartiti ricostruendo dalle nostre macerie. Ecco. Se questo è un passo dopo l'altro, questo orto è un segno di ripartenza, è un ricostruire. Tra le altre cose, Lorenzo ha utilizzato tutto materiale che era di riciclo, e proprio qui è il senso di ripartire dalle macerie per ricostruire il nostro futuro. Ecco, è anche un esempio grande di come il volontariato, gli operatori che insomma, fanno un lavoro encomiabile, encomiabile. Quindi gli operatori, il volontariato, le idee di Sandra, l'educatrice che coordina le attività Un educative, applauso a Sandra e a tutti gli e a tutti gli operatori che sono stati esempi, quelli che non ci sono. Ripeto così si sente meglio. Ecco, Presenti e quelli che non ci sono, perché loro ovviamente hanno una vita fatta di turni. Mattina, pomeriggio, per cui insomma non ci sono tutti, la loro coordinatrice l'ADN, la Raffaella, e porto anche i saluti del presidente, che a cui abbiamo una rappresentanza del consiglio d'amministrazione, che è la consigliera Pantaleo. Qui io ho finito, non volevo essere lungo, insomma. Chi ha avuto questa brillante iniziativa
per poter fruire di questo sole magnifico di stamattina e di quello che ha preparato il Signore con molta passione. Sono contento di vedervi qua perché vuol dire che viviamo una società civile, una società che si prende cura anche degli anziani, che non sono uno scarto, ma sono quelli che ci hanno permesso a noi di essere oggi quelli che siamo e ai vostri nipoti di crescere. Quindi vorrei ringraziare tutti gli anziani per l'apporto che hanno dato a questa società e soprattutto vorrei che quello una buona giornata e una buona continuazione. Grazie. Grazie a voi, grazie ancora. Bravo. Abbiamo anche l'amico Comparato che è venuto giustamente a presenziare, perché è importante che la città lo sappia, che sappia che ci siete, che ci sono gli operatori che hanno un cuore grandissimo, oltre a fare bene il loro lavoro, e che questo anno il Di Giardino sia di esempio a tutti quanti, che ci sia un futuro diverso, perché i fiori, i semi portano cose belle. E adesso cominciamo con il taglio di nastro. Un attimo, tutti a posto.